Siamo in vena di rivelazioni e di confidenze beauty con Benedetta Parodi. Buongiorno. La nostra domestic goddess italiana che ci parlerà di ricette, ma un po' insolite, perché noi vogliamo tutte le sue ricette di bellezza. L'ingrediente che non manca mai. Allora, se parliamo di make-up, di trucchi, la cosa a cui io non posso proprio fare a meno è il copriocchiaie. Perché io ho una pelle olivastra, che quindi d'estate, quando è abbronzata, può anche essere bella, ma d'inverno è terrificante. Quindi non posso uscire senza copriocchiaio. Aranciato. Ah, perché, ecco, questo sì, è l'ingrediente. Sì, perché segreto. Quando sei olivastra devi avere un copriocchiaie sull'arancio che ti permette di eliminare quell'alone nero, che poi è la cosa brutta. Senti, e il tuo piatto forte, parlando di bellezza, in cosa sei bravissima? A me piace truccare gli occhi, cioè mi diverto proprio, mi piace cambiare colore, sfumare. Io non posso fare a meno di un pennello fatto così. Che è un pennello arrotondato, vedi? Che è quello che secondo me per sfumare va benissimo. Sfumare è un po' come mescolare bene, insomma. Sì, esatto. Prendi tipo una... questo qua è un eyeliner comodo, no? Fai la riga, io adesso qui ce l'ho già, pucci nel nero e qui vai a intensificare. Poi prendi un altro pennello come questo, un po' più grande. Questo si vede qua. Che sei una cuoca, perché gli attrezzi sono importanti, mi sembra. Il risultato fondamentale. Guarda, io se perdo i miei pennelli impazzisco. Poi sotto metto la matita nera, anche qui sfumo un pochino, me la metto anche qua dentro. E come si fa a metterla lì? Beh, questa è proprio da professionista, eh? La metti qua, la metti dentro, qua così. Quando cucini a casa, quando noi non ti vediamo in televisione, sì. Come sei? I capelli come li hai? Trucco se ce l'hai? Beh, il trucco se ce l'ho, allora quello della giornata lo tengo. Magari se ho un rossetto un po' intenso lo tolgo, che mi dà fastidio. E ho sempre i capelli legati. E guarda, hai una Biron. Ecco, emerge la doppia natura di Benedetta. Via. Ah, ecco, cuoca giornalista, eccola qua. Che è una pronta. Figata, perché se tu lo tieni 2 o 3 ore questo, poi li sciogli e ti vengono pure le onde. Vedi? Non è male, io c'ho sempre la via. E poi se devo scrivere qualcosa, che è già pronto. Se spuntasse un capello bianco, cosa farebbe? Lo copriamo, anche senza il se. Diciamo che poi, andando avanti con l'età, in realtà bisognerebbe un po' schiarirsi, no? Per rendere i lineamenti più morbidi. Le conosci tutte le regole di bellezza, sì. Parliamo delle mani, ecco, perché tutte noi che cuciniamo, uomini, donne, tutti quelli che cucinano, immagino, hanno un problema con le mani. Allora, io non metto smalto proprio perché cucino tanto e voglio che le mani siano pulite. E le uso tanto l'acqua, e per cui metto tanta crema. Io uso da 100 anni proprio la crema dei pescatori norvegesi. Ah, fantastica, cioè, non ce n'è. E devo dire che ho delle mani brutte, nodose, sembro la strega di Biancaneve. Però bere, sono morbidissime. Il messaggio di bellezza che passerai alle tue figlie. Vista la fase della mia vita, io adesso ho 47 anni, è un messaggio che secondo me recepiranno poi quando sono più grandi. Bisogna sapere invecchiare con grazia. Cioè, come si fa? Accettandolo e cercando di abbellire tutto quello che si può abbellire. I denti devono essere belli, le sopracciglia devono essere curate, i capelli devono essere curati, la pelle sì, deve essere nutrita, ma non può essere gonfiata. Questa ci piace. Il tuo primo ricordo, la prima volta che ti sei truccata? C'è stato un periodo in cui mi truccavo e poi mi dovevo struccare per uscire, perché non potevo andare in giro truccata. E fin da ragazzina io mi facevo dei trucchi, i miei amici mi prendevano in giro e mi chiamavano Moira Orfei, tutti questi occhi. Dovrei ricordarmi la prima volta che ho avuto il coraggio di uscire truccata. Ecco, quando è stato? Non te lo ricordi? Secondo me alle medie, sì, alle medie. E avevi delle icone? Truccarmi. Chi cercavi di imitare? Chi è che ti ispirava? Ma io alle medie guardavo ancora Candy. Benedetta Parodi con i codini e con lo setto rosa. Forse mi truccavo. Infatti, questa è una sorpresa che non sapevamo di Benedetta. Tante altre sorprese che riguarderanno Benedetta arriveranno. Presto. Grazie a tutti, allora ciao. Grazie a te. Ciao.